non lo so che effetto vi fa guardare cose che già avete visto con questo sottofondo. C'è un microfono da qualche parte, ragazzi? Qualcuno ha beccato un microfono? Aspettate che ve lo accendo così. Ecco, vediamo. Perfetto, tieni Chris. Ciao ragazzi! Io sono felicissima di essere di nuovo qui con voi in questo festival fantastico, veramente. Lo stavo dicendo prima a bassa voce, ma guardare le immagini con tutti voi, mi sono emozionata tantissimo. È veramente assolutamente incredibile. Sì. Lo chiedo alle tre meraviglie, ovviamente c'è anche Chicco che è tra le meraviglie, però insomma dico le tre meraviglie, le donne. Che effetto, questo ai Giffoni, che effetto vi fa questa prima accoglienza? Sì, è stupendo, è qualcosa di, è la meraviglia, perché in realtà per noi è la prima volta, esatto. Quindi essere qui al Giffoni e essere davanti a così tanti ragazzi che ci seguono è un'emozione grandissima, grazie. Allora, questo appuntamento si chiama Meet and Greet perché adesso ci sono le vostre domande, quindi io direi di partire subito con la prima. Ditemi dov'è il microfono, perfetto, là, la prima domanda. Accendiamo i microfoni in sala, grazie. Ciao, benvenuti a Giffoni di nuovo. Avrei una domanda per Nina e Carmine. Per una scena che avete girato, la scena in cui vi siete rasati i capelli, vi volevo chiedere che sensazione avete provato nel vedervi uguali, in un certo senso, a coloro che effettivamente erano affetti da questa malattia. Grazie. Beh, diciamo che la scelta registica di fare questa scena in una maniera così, così cruda e così vera era proprio perché il nostro obiettivo era quello di spronare, a tirar fuori il coraggio quelle persone che purtroppo sono costrette a farlo per davvero. E noi con questa scena abbiamo fatto proprio questo, ci siamo messi a nudo per aiutare queste persone, per dire guardate, lo facciamo noi, lo facciamo per voi, non c'è niente di male, anzi il coraggio è una cosa bellissima e la malattia può essere una cicatrice pazzesca che ti dà un valore aggiunto, no? Perché una persona che ha superato, passato una malattia è un leone, no? Quindi è una cosa molto importante. Beh, io lo avevo già fatto una volta, ma rifarlo un'altra volta con un'altra persona, e ovviamente questa era filmata, quindi abbiamo cercato di rendere con più naturalezza, con più verità e spontaneità possibile il gesto che è stato visto, che avete visto voi. E anche perché ovviamente ammetto che ero molto più teso di lei durante questa scena. Non tanto per la perdita della mia chioma, più che altro perché sono state 2 ore ininterrotte di girato, avevamo una sola possibilità e quindi il pianto, la paura e la gioia di quello che stavamo facendo, che appunto come ha detto Denise non c'è nulla di male, perché mettersi a nudo erano lacrime di gioia, di forza, di paura e di coraggio insieme, quindi siamo stati contenti che sia stata apprezzata. No, è stata apprezzata molto e poi è arrivata secondo me grazie a voi, ma anche grazie alla regia che io trovo superba, certo. Giacomo Campiotti, no, che riesce. Facciamo un applauso, oggi non è con noi Giacomo Campiotti, che non è con noi oggi. Ma io credo che Giacomo abbia interpretato il cuore dei personaggi, ma anche il vostro cuore, e poi li abbia messi in contatto, certo. Persona e personaggio, per cui avete fatto anche quest'anno con lui un lavoro stupendo, veramente. Grazie. L'altra domanda. Ditemi dov'è il microfono, chi ha il microfono? Ok, là. Ciao, bentornati a Giffoni e volevo chiedere se il vostro approccio con i medici è cambiato dopo questa esperienza. Questa è una domanda un po' per tutti, quindi. Sì, in generale. Ci passiamo quello, io devo domare la piazza. Ciao. Abbiamo avuto modo in questo periodo, in questi 2 anni, di andare a trovare dei ragazzi, purtroppo.
purtroppo meno fortunati in ospedale, e anche i medici ci ringraziavano, i ragazzi, ma sinceramente guardo l'ospedale in una maniera diversa adesso. Grazie per la domanda. Grazie a tutti. Grazie. Prego, possiamo sentire? No, credo che la domanda valga un po' per tutti. Io credo che dopo una seconda stagione, rispetto anche all'approccio iniziale con il mondo ospedaliero, forse ancora di più avete una consapevolezza diversa e un approccio diverso. No, perché comunque questa esperienza mi ha fatto, come dire, imparare tante cose dal lato della malattia, no? E ora vedo i dottori, i medici, tutti quanti, cioè, in un modo diverso comunque. Perché forse prima... si ha anche meno paura adesso, la figura del sì, medico, vero? Magari vedevo un medico come, cioè, oddio, vado dal medico, un po' ho paura. Invece adesso mi rassicura, anzi, andare dal medico in generale. Quindi sì, lo vedo in un modo diverso e diversamente positivo. Ecco. E comunque questa cosa ha fatto effetto anche su di me, sono onesta, io sono una terrorizzata dai medici e grazie a voi il mio approccio è cambiato da un anno a questa parte, mi sento all'età di 40 anni, grazie a Braccialetti Rossi sono diventata più serena. Però devo dire che in alcuni ospedali quando vado a trovare qualcuno mi prende ancora più ansia, in alcuni ospedali, non so perché. Capita. Succede. Capita. Andiamo avanti con le domande, dov'è il microfono? Lì, ok. Ciao ragazzi, allora sono Ilaria. Ilaria, ce la puoi fare? Sì. Scusa. Allora, sono Ilaria e sono di Salerno. È un onore avervi qui, vi adoro tantissimo, grazie. Allora, volevo chiedervi, se tra 10 anni, come vedete la vostra carriera? Tra 10 anni come vedete la vostra carriera nel campo cinematografico oppure quello delle serie TV? Ok, è per tutti la domanda? Sì. Ok, quindi io qua farei una passata generale sulle risposte. Io spero fra 10 anni di continuare a fare quello che mi piace fare. E cinema, che ha detto cinema, cinema, serie televisive, se hai una curiosità verso il tutto cinema, tutto quello che capita, importante, a me piace quello che faccio, quindi quello che capita. Grazie. Mi sembra giusto, eccolo che ti sentiamo finalmente, ciao. Io spero di continuare a studiare recitazione, se mi capita appunto di continuare questa carriera, di fare tanti personaggi diversi fra loro, perché appunto secondo me questo mestiere sta tutto nello sperimentare e provare, insomma. Credo come tutti gli altri, anch'io spero di continuare a fare questo mestiere, di avere la possibilità di continuare ad emozionare, ad emozionarmi e a cercare di dare tutto il possibile, quindi speriamo. È il lavoro più difficile al mondo questo. È il lavoro più difficile al mondo e serve tanto rimanendo studio. Ovviamente nella leggerezza, è chiaro. Certo. Però comunque serve molto studio, molto impegno, conoscenza anche. E anche a me... Io spero di continuare a fare questo lavoro, questo mestiere, perché è uno dei più belli, secondo me. Ma lasciamolo parlare un attimo, una volta. Ovviamente mi sono innamorato di questo lavoro e quindi ora che ho finito la scuola posso dedicarmi a questo pienamente, quindi sono molto contento e spero... Strizzando l'occhio anche al mondo del cinema, probabilmente. Grazie anche a te. Esperienza, vero? Sì, la tua. Spero di continuare a fare altri film o serie TV, perché una volta iniziata dovresti andare pure avanti, no? Senti, ma com'è stato? Come sei stato? C'è stato il casting? Com'è stata? Mi la hanno tua, visto a scuola. Ah, ma a dai. Scuola, sì. Durante l'ora di? No, era una festa di fine anno. E cosa stavi combinando nella Niente, festa di fine anno? Con gli amici. Sì, dicono tutti così, vabbè. Sì. Anch'io spero di continuare questo mestiere, almeno finché...
diciamo che il mestiere dell'attore è un po' la costante ricerca di se stessi, e quindi non si smette mai di conoscere le proprie sfaccettature, e questo penso sia la benzina, no, che alimenta un attore, una persona a cui piace il cinema e la recitazione, a continuare questo mestiere. Ma c'è anche la piccolissima, l'artista del gruppo. Anch'io spero di continuare a fare questo lavoro, perché secondo me è il più bello di tutti. Poi spero di continuare ad emozionare e di continuare ad avere questo bellissimo pubblico. Senti, ma te la posso chiedere una cosa? Quando sei stata scelta, la prima cosa che hai pensato, proprio la prima emozione, quando ti hanno detto va bene, sei tu? Poi non so se ti hanno detto così, magari ti hanno detto altro. Sono stata contentissima, ero in viaggio per andare in Calabria. Uh-huh. E io penso che da quanto ero contenta mi sentiva tutto il treno. Beh, io spero di continuare per questa strada, perché è il mio sogno fin da quando ero piccolo, anche prima di iniziare, come dire. E spero, come dire, di andare avanti, ecco. Beh, questo è quello che chiaramente vi auguriamo tutti noi. Poi vi siete legati comunque ad una serie di grandissimo successo, con una nuova stagione, e oltre a questo credo che poi il mondo del cinema incuriosisca un po' tutti voi, forse anche il teatro per qualcuno di voi. Altre domande? Dove siete? Non vi vedo, col microfono. Qui. Vabbè, tu parla che poi individuiamo la voce. Defna. Eccola, vai. Perché alcune mamme non fanno vedere ai propri figli queste telefashion? Secondo voi? Perché alcune mamme non fanno vedere? Ecco, questa qui può sembrare una domanda banale, però... No, infatti non lo è. No, infatti non lo è. Grazie. Perché c'è questa cosa che molti mi dicono, guarda, io non lo guardo Braccio del Tiro, sì, perché mi fa sentire male.